20:30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG 2000. La maturità cambia già dal prossimo giugno. Le novità riguardano la seconda prova, che verterà su due materie e non più una, ma anche l'esame orale. I dettagli con Silvio Vitelli. Notte prima degli esami. La data di oggi compariva al termine di questo trailer confezionato dal Ministero dell'Istruzione, una tecnica che si usa per creare attesa nella fase di lancio di iniziative commerciali. Il prodotto questa volta è invece un argomento serio, l'esame di maturità. Puntuale è arrivato oggi l'annuncio del ministro Bussetti. Cari ragazzi, finalmente ci siamo. Ed è anche con largo anticipo che vi comunichiamo le materie oggetto della seconda prova scritta del vostro esame di Stato. Già, perché la terza prova, il quiz su tutte le materie, è stata abolita. Cambiamenti che stanno creando comprensibile ansia negli studenti, che dovranno ora affrontare non più una, ma due materie nel corso della seconda prova. Eccole. Al liceo classico, latino e greco, allo scientifico, matematica e fisica, al liceo delle scienze umane, con opzione economico-sociale, oltre a scienze umane ci sarà diritto ed economia politica. Al turistico, discipline turistiche e aziendali e inglese. All'alberghiero, scienze degli alimenti e laboratorio di servizi enogastronomici. Grafiche a chiappa giovani, ma decisamente poco chiare quelle fornite dal Ministero nel corso dello stesso video, dove l'abbondanza di congiunzioni rende difficile capire quali siano le due materie indicate. Così, ad esempio, per l'Istituto Agrario si legge Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale e Valorizzazione Attività Produttive e Legislazione di Settore. E per sostenervi nella vostra preparazione organizzeremo anche delle simulazioni della prima e della seconda prova e si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo, aprile. 19 febbraio e 26 marzo le simulazioni per la prima prova scritta, 28 febbraio e 2 aprile quelle della seconda. Vi auguro buon lavoro e andiamo a meta. La cronaca, terzo caso nel giro di pochi giorni di violenza in una scuola materna, questa volta Isernia, e le maestre, oltre a maltrattare gli alunni, incitavano i bambini ad avere comportamenti violenti nei confronti dei propri compagni. Luciano Piscaglia. Altre due maestre di una scuola per l'infanzia sospese dall'insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bimbi loro affidati. Questa volta è accaduto in provincia di Isernia a seguito della denuncia presentata da alcuni genitori. Intercettazioni audio e video disposte dalla locale squadra mobile avrebbero permesso di documentare circa 150 episodi di violenza attribuiti alle due insegnanti di 49 e 58 anni che in alcune occasioni, secondo gli inquirenti, avrebbero anche istigato i bambini a farsi giustizia da soli, incitandoli alla violenza nei confronti dei compagni. È il terzo episodio di maltrattamenti di bimbi da parte di maestre denunciato in pochi giorni, dopo quelli di Ariccia e della provincia di Udine. Per il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, che si è detto favorevole alle telecamere nelle aule come azione preventiva, si tratta di comportamenti che non possono essere tollerati né giustificati. Ma negli ultimi 5 anni, con più di 100 denunce all'anno, il fenomeno è esploso ed ora operatori scolastici ed esperti sollecitano l'intervento dei ministeri competenti. Chi deve fare qualcosa? Le istituzioni. Le istituzioni in ballo sono due: Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Istruzione. Non è possibile che non abbiano ancora ritenuto opportuno aprire un tavolo per confrontarsi sul problema. L'autorità giudiziaria, quando interpellata per una denuncia, deve rimandare al dirigente scolastico i denuncianti, i genitori oppure i colleghi delle maestre. È il dirigente scolastico che deve saper far fronte a questo, perché rientra nelle sue incombenze medico-legali. Ricordo sempre che comunque l'incolumità dei bambini passa attraverso la salute dei docenti. 2 anni fa 29 persone persero la vita a Farindola dopo che una valanga travolse l'hotel Rigopiano. 11 riuscirono a salvarsi. Oggi, sul luogo del disastro, il ricordo di familiari e superstiti. Caterina Dall'Olio. C'è la neve a Rigopiano, molto meno rispetto a quella giornata tragica di 2 anni fa in cui una slavina travolse l'hotel in Abruzzo, ma abbastanza per rendere ancora più vividi la memoria e il dolore. Dell'hotel Rigopiano oggi resta solo l'ingresso, trasformato in questi anni in un memoriale. I parenti delle vittime gli rendono omaggio e portano con sé la foto della persona che hanno perso e che non gli restituirà nessuno. È sempre più forte la mancanza, lo stesso, e la rabbia altrettanto, perché
questa è una tragedia che si poteva e si doveva evitare. Rabbia perché non hanno provveduto a fare quello che dovevano al momento giusto, per cui... Un dolore troppo forte, non ce la fai a sopportarlo. Poi più tempo passa e più è peggio, perché ti manca tutto di Valentina. In tantissimi hanno partecipato a Farindola alla messa celebrata dall'arcivescovo Valentinetti della diocesi Pescara-Penne e proprio ieri, invece, sono stati portati a termine gli interrogatori del secondo filone di inchiesta per frode e depistaggio. L'inchiesta madre è stata chiusa un mese fa con 25 indagati accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio plurimo, falso ideologico e abuso edilizio. Adesso si indaga sulle decine di richieste di soccorso che quella mattina arrivarono dall'hotel, ma che non ottennero riscontro e che forse, lo stabiliranno le indagini, vennero celate. Siamo alla vigilia della cerimonia di inaugurazione che trasformerà Matera nella capitale europea della cultura 2019, una città con un patrimonio artistico inestimabile, come ci racconta Clara Iatosti. I turisti restano incantati. Le chiese rupestri di Matera sono una delle meraviglie che il tempo ha preservato. Oggi la statua di Santa Lucia è in restauro, ma nulla toglie alla sua memoria, conservata nell'antico monastero delle Benedettine, scavato intorno al IX secolo nel rione adiacente il Sasso Caveoso, nucleo originario di Matera. Anche questo luogo santo, nel corso dei secoli, ha subito trasformazioni d'uso. Fino al 1960, due delle tre navate sono state utilizzate come abitazione scolpita nella roccia. Scavalcato lo sperone del Monterrone, un nuovo incanto. La straordinarietà di questo luogo è perché accoglie due chiese rupestri, due chiese completamente scavate nella roccia di due periodi differenti. Madonna dell'Idris, la prima, che nasce per essere un piccolo santuario mariano dedicata proprio alla Vergine dell'Acqua. E all'interno, oltre questo passaggio, è San Giovanni in Monterrone. Patrimonio UNESCO dal 1993, i Sassi di Matera non sono più vergogna d'Italia. Le case grotta, una volta abitate da poveri contadini, oggi sono memoria. Sassi e chiese sono visitate con guide locali, riunite in cooperative come Oltre l'Arte, nata con il progetto Policoro della CEI per accompagnare i giovani nella ricerca attiva del lavoro. È una cooperativa sociale perché non soltanto valorizza il patrimonio, le ricchezze, le risorse materiali della città, ma mette a valore il patrimonio umano all'interno del quale chiaramente trovano occupazione anche ragazzi con disabilità che pienamente sono inseriti nel nostro organico e si realizzano professionalmente. È partito invece il conto alla rovescia per la Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Panama a partire dal 23 gennaio. Paolo Fucini ci racconta come il paese centroamericano si sta preparando all'arrivo del Papa. Le avanguardie del popolo della GMG stanno già sbarcando. Per Francesco bisogna ancora pazientare 5 giorni. Panama lo aspetta con ansia, ben 36 anni dopo San Giovanni Paolo II. Giornata mondiale della gioventù numero 34 della serie è l'evento che Francesco viene a celebrare tra 23 e 28 gennaio. La scaletta è la stessa di Rio e Cracovia, precedenti immediati. Bergoglio la personalizzerà solo un po' andando in un carcere minorile, non lontano da Ciudad de Panama, a confessare alcuni giovani che non potranno poi essere al Metro Park, scenario del gran finale. Veglia del sabato, messa domenica e annuncio della GMG prossima, di fronte ad almeno 150.000 giovani da tutto il mondo, quelli iscritti finora. Probabile poi che saranno ancora di più. In evidenza tra i temi si prevede migrazioni e violenza giovanile che toccano tutto il Centro America. Tra gli eventi, la visita all'Hogar del Buen Samaritano per giovani affetti da AIDS. Da ieri intanto a Soloi 1.000 giovani di vari paesi stanno dando vita ad un significativo anteprima, l'incontro mondiale della gioventù indigena, cui oggi il Papa ha inviato un suo personale videomessaggio. È dalle radici, le vostre culture indigene, che viene la forza che vi farà crescere, fiorire e dare frutto. Francesco li invita così a reagire alla cultura dell'oblio delle radici, la definisce, proiettata verso un futuro sempre più liquido, più gassoso, senza fondamento.
Beatrice Bossi ci racconta adesso la storia di Davide, senza tetto, dormiva per strada ma non rinunciava a leggere. È morto di freddo a Roma, oggi il quartiere dove viveva lo ha ricordato. I cittadini hanno raccolto i soldi e organizzato i suoi funerali. Qualcuno è già qui, mezz'ora prima dell'inizio della cerimonia. La chiesa di Santi Aquila e Priscilla si riempie velocemente. C'è tutto il quartiere oggi qui per l'ultimo saluto a Davide. E noi le portavamo il pasto caldo perché io abito di fronte. A Natale portavamo il pranzo di Natale, lo invitavo a casa, non ci voleva mai venire. Perché lui era una persona molto riservata, molto delicata. Lui non ha mai chiesto niente, ma le persone spontaneamente davano. E lui in cambio ha dato molto a noi. Siamo in zona Marconi, a sud-ovest della capitale. Queste strade sono state per 15 anni la sua casa. Poi, una notte di dicembre, Davide ha un malore e il suo cuore smette di battere. Ma la solidarietà nei suoi confronti, invece, non si assopisce. Una colletta tra gli abitanti del quartiere paga la cerimonia funebre e con i soldi avanzati si pensa già a come mantenere vivo il ricordo del fratello senza un tetto. Questa eccedenza sarà usata per opere che ricordino Davide, ma oltre che per opere che ricordano Davide, che possono costituire un segno di riscossa, di rinascita nel quartiere. Don Santino dall'altare ricorda la generosità di Davide e tiene lontano le telecamere per non disturbare il ricordo di quello che ormai era uno di famiglia. Una persona mite, sempre sorridente. L'economia del nostro paese rallenta, lo dice la Banca d'Italia, secondo cui anche l'ultimo trimestre del 2018 si sarebbe chiuso con il segno meno. C'è il rischio di una recessione tecnica, fanno sapere da Via Nazionale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Sull'economia italiana incombe l'incubo della recessione. Banca Italia taglia le stime di crescita per il 2019 dall'1 allo 0,6%, in calo i consumi delle famiglie. I dati preoccupanti arrivano il giorno dopo il via libera da parte del governo al decretone sul reddito di cittadinanza e quota 100, provvedimenti che il presidente del Consiglio Conte ha illustrato poco fa ai sindacati. E abbiamo confermato tutte le ragioni di sostegno della nostra piattaforma, quindi abbiamo confermato la nostra manifestazione del 9 di febbraio. La recessione sta diventando non solo uno spauracchio, ma qualcosa di concreto dietro l'angolo. Quindi oggi la Banca d'Italia ha fatto un passettino ancora in peggio, dicendo che c'è una recessione tecnica. Dobbiamo occuparci della ripresa dell'economia di questo paese. E sulla situazione italiana ha chiesto informazioni anche la cancelliera Merkel nel corso dell'incontro di oggi a Berlino con il capo dello Stato Mattarella, che a sua volta è tornato a difendere l'Europa quale bene comune. L'Unione non è un comitato d'affari che abbia soltanto una importante dimensione economica, ma è una comunità di valori sui quali si costruisce sempre di più l'integrazione e la convivenza dei popoli europei. Presidente della Repubblica che questa mattina ha deposto una corona al memoriale che ricorda la tragedia dell'Olocausto. Cambiamo argomento. Oggi il Papa ha aperto la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani con la celebrazione dei Vespri. Sentiamo Francesco. Quando la società non ha più come fondamento il principio della solidarietà e del bene comune, assistiamo allo scandalo di persone che vivono nell'estrema miseria accanto a grattacieli, alberghi imponenti e lussuosi centri commerciali, simboli di strepitosa ricchezza. Ci siamo scordati dalla saggezza della legge mosaica, secondo la quale se la ricchezza non è condivisa, la società si divide. È il momento del minuto D, oggi ci parla di sana alimentazione il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Sta aumentando una tendenza a consumare cibi biologici. C'è molta attenzione verso la qualità. In qualche misura si preferisce mangiare cose più genuine e ridurre i consumi a beneficio di diete più sobrie. Questo
è un elemento positivo. Questo fa ben sperare anche rispetto a elementi virtuosi in campo produttivo. Mai come in questo momento siamo circondati da pubblicità di prodotti alimentari che dichiarano orgogliosamente senza coloranti, senza edulcoranti, senza prodotti chimici. Cosa vogliono dire tutti questi senza? Vogliono dire che molto probabilmente prima li mangiavamo tutti questi prodotti. Oggi è partito un processo virtuoso, ma non dipende questo solo dalla virtuosità delle aziende, dipende da noi consumatori che ci stiamo orientando verso un cibo buono, pulito e giusto. TG2000 si ferma qui, ma è pronto Antonio Soviero con Guerra e Pace. State con noi.